Ciao a tutti. Da Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, vinco quasi sempre il quasi che mi frega. E da 1 Radio 2? 1 Radio 2. 1 Radio 2, collega radioamatore CB, perché, sì. CB, perché è il pieno spirito radioamatoriale. Oggi ripariamo o controlliamo una bella direttiva. Belli, insomma. Vabbè, è una tre elementi, qualcosa fa bene. €90. Cioè, piuttosto via! Che niente, meglio piuttosto, no? Se vuoi farla vedere, si vede. Sì, adesso andiamo su. Sta ancora girando. È fermo. Il rotore è fermo. No. Sei in... Sì, adesso è girato. Se io lo muovo un po', torna magari anche a posto. Ecco, visto? Si muove, si stacca e così fa quello scherzo lì della sezione anche. Spero che non sia il cavo. Appunto, secondo me... Secondo me è il connettore. Ascolta, siccome ho due entrate, proviamo a mettere l'antenna della filare sulla direttiva. No, ma adesso facciamo una cosa. Io qui ci metto un tappo di chiusura, sì, a 50 ohm. Andiamo sul tetto. Sì. Stacchiamo l'antenna. Con l'analizzatore d'antenna. Bisogna smontare il, cioè, sì, il pochettone. Smonto il PL. Sì. E muoviamo il cavo così in modo... Muovo, okay. Il cavo... Non deve segnare niente. Va bene, siamo arrivati con l'ingegnere, abbiamo verificato... No, Kowalski l'ho lasciato a casa. Ah, ok, va bene, allora siamo l'ultimo pezzo. Ma. Operativi. Ma allontanati un po', no? Già, ma... Senza cadere, che non voglio avere il proprietario sulla coscienza. Allora, ecco qua l'ingegnere che sta... Vediamo se riusciamo a staccare prima il di dire, ecco, allora siamo andare. La diagnosi è stata fatta, ma mi sembra troppo semplicistica. Sì, il PL che non era avvitato. Il problema è che l'ultimo che ci ha messo mano... No. Non sono stato io. Mi sa che sei stato te quello che... Infatti, sono stato io. Ah, ecco, l'hai preso il corrugato. Che corrugato? No, il corrugato, l'autoagglomerante. Sì, dovrei averti. Grande. Vabbè, a dopo ragazzi, qui adesso vediamo di fare qualcosa. Vabbè, ho fatto la cazzata. Aspetta un attimo che mi metto gli occhiali, sennò ci vedo una sega. Allora. Ecco, adesso quella motosega lì mi dà molto fastidio. Ma vai, ecco. Ricarico, 4. Plus, start. 27 MHz, stop 28 MHz, perfetto. Provo a muoverlo. Va bene. Era proprio il bocchettone molle. No? Era il... Ma l'hai sentito molle molle? Sì, appena l'ho toccato si è svitato. Allora, sì. non faceva presa la massa. Mi scusi, succede. Aspetta che guardo su tutta la banda. Recal 4. Da 1 a 30 MHz. Il rosso è più alto, ce l'hai 1.1. Che è 555 dovrebbe essere. No, no, ma io sul cavo. Ho guardato da okay, 1 a 30 okay. MHz sì, sul cavo. Ok, perfetto. Quindi vuol dire che l'impedenza, la più alta è 51. Il nano VNA costa 18 euro, cioè cos'è che pretende? Direi che va bene. Niente, ci metto un po' di nastro. Va e bene, stacco qui, stacco un po'. Qua con la long wire, il balun. Ah sì, però il problema poi era? Il problema era il connettore collegato male, qualcuno l'ha saldato male, e poi era mollo, però mi viene il dubbio che si sia allentato col tempo, perché era proprio completamente staccato. Ecco, abbiamo 71. Abbiamo il bambino col giochino che nuovamente funziona. 5 by 9. E lui è contento. Ok, 549, you 5 by 9, very strong, congratulations, you do a very beautiful trip in North Italy. Bye bye my friend, 73, and God bless you. Number 2, 549, we are down.
Bye bye, 73, QRZ, QRZ, number 2, Italy, number 2, Collins, standing by.